Sono soddisfatto della prestazione, dell'atteggiamento, del saper soffrire in alcuni momenti, ma poi ritirarsi su e riportare la partita dalla parte nostra. Sono veramente, veramente orgoglioso dei miei giocatori. Ecco, i vecchi saggi dicevano che il punto muove la classifica. Sicuramente era una partita molto difficile, si sapeva, è anche importante comunque la continuità. Sì, le ultime due partite abbiamo giocato contro Juve e Napoli, Napoli in trasferta, Juve in casa. Sono due pareggi, muovono la classifica, ma sono diversi fra loro. Io sono molto felice di quello di oggi, per quello che ho visto. I ragazzi stanno dando tutto, mancano tre spinte in campionato, più una e speriamo due. In Europa sono ragazzi che hanno dato tanto, anche prima che arrivassi io, stanno continuando a dare tanto, quindi quello che vedo in campo, quello che vedo come atteggiamento, come sforzo, mi fa essere anche fiducioso per il futuro. Ecco, la squadra non ha mai perso la lucidità anche dopo il gol subito, è una squadra che cresce molto anche mentalmente. Sì, è una squadra insomma, che sa ritrovarsi in campo, sa conoscersi. Siamo stati, primo tempo la sensazione è che la palla potessimo tenerla tanto di più, l'abbiamo tenuta molto, penso 65% possesso palla. Dobbiamo essere un po' più bravi a attaccare la loro linea difensiva, anche nel breve. E invece eravamo un poco pericolosi, però il pallino lo tenevamo parecchio in mano. Nel secondo tempo invece abbiamo messo i due bestioni davanti e pareggiando siamo riusciti ad arrivare spesso e volentieri al cross, ci è mancata, siamo la zampata o la testata.